Sì, io non intendo intrattenervi molto, nel senso che la serata è basata sulla testimonianza di Giulietto, quindi vorrei assolutamente evitare di fare una lunga introduzione. Diciamo, mi interessava dirvi questo. Noi in questi ultimi mesi abbiamo, all'interno dell'ANPI soprattutto, ci siamo posti il problema di capire che cosa sta succedendo nel mondo, che cosa sta succedendo in Europa. Il mondo è per aria, noi l'abbiamo visto, ci sono stati problemi che credo tutti conoscete in Libia, in Medio Oriente, in Iraq, ci sono guerre, c'è terrorismo, e per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale noi abbiamo assistito in questo ultimo anno ad una situazione che mai avremmo immaginato di poter vedere, no? Cioè un pericolo reale, oggi io direi non solo un pericolo ma degli avvenimenti reali di guerra all'interno dell'Europa. All'interno dell'Europa parlo in particolare dell'Ucraina, dove per la prima volta noi abbiamo visto, e questo poi naturalmente Giulietto vi spiegherà molto meglio di me, insomma, abbiamo visto all'opera battaglioni, squadre di neofascisti, soggetti che si richiamano esplicitamente, questo non è un'opinione ovviamente, no? Basta andare in Wikipedia a vedere che cos'è il battaglione Azov, che cos'è il battaglione Dnieper, eccetera. C'è una situazione in cui per la prima volta l'Europa e gli Stati Uniti sostengono, finanziano e legittimano politicamente dei movimenti neonazisti. E io credo che per l'ANPI questo sia un grosso problema da porsi, insomma, no? Non, proprio per la vocazione politica che l'ANPI stesso ha. Tra l'altro ho l'occasione, insomma, chi mi conosce sa che insomma in questi anni io ho frequentato e frequento abbastanza regolarmente la Russia, e ho occasione di vedere quello che, io non ho timore di dire, viene completamente nascosto e censurato dai mass media occidentali. Io guardo le televisioni, quello che viene, le immagini della realtà cruda, molto che si commenta da sé, non è necessario sapere molte lingue, insomma, no? E mi rendo conto, ci siamo resi conto poi discutendo anche all'interno dell'ANPI, che in Italia, in Europa, c'è una disinformazione su quello che sta accadendo nel mondo che è assoluta. Ci siamo posti quindi il problema di cercare di dare un contributo alla conoscenza. Noi non abbiamo delle teorie politiche da proporvi questa sera, abbiamo dei fatti da esporvi, delle testimonianze, vorremmo che tutti fossimo in grado di prendere atto di cosa sta succedendo nel mondo e di come ce la raccontano, no? Tra l'altro io in questa mia vita un po' qui un po' là, insomma, no? Ho l'occasione evidentemente anche di leggere, di cercare di capire cosa dicono i vari personaggi che sono conosciuti nel mondo. E più parliamo di Putin, io vi cito una cosa, no, che viene riportata nel 2014. Putin ha detto sulla grande Europa, dice: l'Europa da Lisbona a Vladivostok deve unirsi se vuole essere competitiva, concorrenziale, se vuole essere una vera Europa. Nel giro di un anno da questa dichiarazione noi ci troviamo oggi in una situazione di possibile, davvero non voglio esagerare, ma possibile terza guerra mondiale. Non lo so, forse abbiamo davvero la necessità di cercare di capire che cosa sta succedendo, di capire profondamente che cosa sta succedendo nel mondo, quali sono le dinamiche e gli interessi che stanno dietro a situazioni che credo agli occhi di tutti consideriamo pericolosissime. Questo è il senso di questa serata. Di lasciare assolutamente la parola a Giulietto Chiesa, chiedendogli di capire una cosa, partire da questo. Chi
come dire, governa il mondo? Perché questa credo che sia un po' la domanda di fondo. Cioè, chi sta guidando, cosa sta dietro i conflitti che oggi ci sono nel mondo? Il mondo è per aria, dal Medio Oriente all'Ucraina. Che cosa sta succedendo? 3 anni di guerra in Siria, ma chi l'ha voluta? Quali sono, come dire, qual è l'obiettivo? Io credo che noi dobbiamo porci questa domanda. L'Italia cosa fa? Ripudia la guerra, ma che cosa fa? L'Europa che ruolo sta giocando in questa cosa, in questa situazione? Allora, io mi fermo qui naturalmente perché, come dire, pongo delle domande, sono i dubbi, le domande che vengono, insomma, dire, al nostro interno, ampi, mondo, come dire, diciamo, genericamente democratico, insomma, no? E credo che tutti voi vi siate posti in questi giorni. Quindi io la prima domanda che farei è: che cosa sta succedendo nel mondo? Lascio la parola a Giulietto. Buonasera a tutti, immagino che tutti questa sera avete cenato. Devo dire che sono molto dispiaciuto di dirvi che avrete una cattiva digestione questa sera, perché le cose che vi voglio dire non sono tranquillizzanti per niente. Dirò delle cose molto sgradevoli, quindi preparatevi, perché non sono qui per fare il diplomatico, non è il mio mestiere. Dico le cose che credo di sapere e le dico nel modo più chiaro possibile. Tutte le cose che vi devo dire, quasi tutte, sono molto gravi. Gravi perché sono... Il volume è un po' poco, sì, è un po' basso. Vabbè, il volume. Vediamo, tanto poi aumenterò il volume, non ti preoccupare, anch'io aumenterò il volume. Man mano che dirò le cose che devo dire, aumenterò il volume io stesso. Dicevo, tutte le cose che vi devo dire sono sgradevoli, pericolose per voi, vi auguro una lunga vita, e per i vostri figli, che le vedranno loro, i vostri figli le vedranno loro, le cose di cui parleremo questa sera. Intendo dire che la crisi che sta, Floriano l'ha annunciata, la crisi che sta cominciando non è una crisi che si risolverà fra 100 anni, quando saremo tutti morti, noi e i nostri figli e anche i nostri nipoti. La crisi avviene ora, è già cominciata. Noi non ce ne siamo ancora accorti perché apparentemente è lontana. Noi non ce ne siamo ancora accorti perché viviamo in un mondo virtuale in cui tutte le cose importanti che accadono in questo pianeta, in questo mondo, in questa terra, in questa regione, sotto casa vostra, sotto i vostri piedi, vi sono raccontate in modo che voi non possiate capire nulla. Non c'è niente di casuale in tutto ciò. Coloro che hanno in mano il sistema dell'informazione sono lì apposta per nascondervi ciò che sta accadendo. Ogni giorno, ogni minuto, da tutte le fonti di informazioni che voi ricevete. I giornali che leggete sono lì apposta per raccontarvi delle balle. Le televisioni che voi vedete sono costruite dalla mattina alla sera perché voi non pensiate a cosa sta accadendo, e se possibile perché voi non lo possiate vedere. Allora, io dico cose che ho sperimentato. Il 22 di febbraio dell'anno scorso, quasi un anno fa, mi trovavo sotto casa mia in un bar, prendevo un cappuccino. Era il 22 di febbraio, il giorno del colpo di Stato a Kiev. Dico colpo di Stato, qualcuno dirà, ma come colpo di Stato? Mi hanno detto che c'è stato un colpo di Stato a Kiev? Vi risulta? Quanti sono gli italiani che sanno che a Kiev il 22 di febbraio c'è stato un colpo di Stato nazista? Tanti, perché voi siete speciali, ma fuori di qui non lo sa nessuno. Letteralmente nessuno. Bene, stavo nel bar, guardavamo la televisione, c'era la televisione, prendevamo un cappuccino, erano 5 avventori e il barista, 6 uomini. Si guarda la televisione, siccome stava sotto casa mia, uno di questi signori mi dice, ma lei che ne pensa? Anzi, mi dava del tu, ma tu che ne pensi? E io gli dico, ma mi stanno raccontando un sacco di balle. E gli ho raccontato la mia versione. E ho visto che i 5 avventori, tutti e 5, più il barista, 6 uomini adulti di questo paese civile e democratico, e mi guardano come se fossi uno che dice delle follie. E uno mi interrompe e mi fa, ma scusa, ma non ci stai dicendo la cosa principale, è che Putin ha invaso l'Ucraina.
Io ho guardato le facce di questi 5 più il barista e ho scoperto che tutti e 5 più il barista pensavano che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina. E in quel momento mi sono reso conto che 50 milioni di italiani pensavano in quel momento che la Russia aveva invaso l'Ucraina. Siccome la cosa è falsa, ed è dimostrabilmente falsa, ed era falsa il 22 di febbraio, poi il 22 di marzo, poi il 22 di dicembre, fino a oggi non c'è stata nessuna invasione della Russia in Ucraina, lo capite? Ma 50 milioni di persone in Italia pensano che Putin ha invaso l'Ucraina. Non vi fa venire in mente, non vi fa raggelare questa situazione, perché noi andiamo in guerra adesso per difendere l'Ucraina. Come mai? Che cosa sta succedendo? Giustamente la domanda del Troiano si poneva, che sta succedendo? Perché ci raccontano queste balle clamorose? C'è stata un'invasione. Basti pensare, ecco, io dimostro quello che dico. Gli Stati Uniti sono la più grande potenza militare del mondo. I loro satelliti girano su tutte le nostre, su tutti i nostri cieli, fotografano tutto, minuto per minuto. Volete che non sapessero gli americani? Volete che non avessero delle fotografie dei carri armati russi che invadono l'Ucraina? Ma se ce le avessero queste fotografie le dovrebbero tirare fuori, no? Hanno dei satelliti che sono in grado di fotografare un'automobile e di vedere il numero della targa. Sono in grado di sapere se uno sta fumando una Marlboro o una Chesterfield, va bene? Come mai da un anno intero non mostrano una sola fotografia di questa invasione? Ma come mai, la seconda domanda più, ancora più angosciante che io mi pongo è, ma come mai il direttore della stampa, il direttore del Corriere della Sera, il direttore della Repubblica e di tutti gli altri giornali e dei telegiornali non una sola volta hanno messo in discussione quello che dicono gli americani? Ma chi sono questi signori? Come mai i loro giornalisti scrivono menzogne tutti i giorni senza che nessuno la verifichi? Voi usciate di qui avendo capito che cosa sta accadendo e perché io dico che questo è l'inizio della terza guerra mondiale. La cosa chiara, a me almeno, è che la guerra di Ucraina non è una guerra locale, non è una crisi, è anche una crisi locale, è anche una crisi di rapporti tra russi e ucraini. C'è una lunga storia da fare, bisogna andare indietro nel tempo per capire queste cose e non abbiamo tempo questa sera di studiarle approfonditamente. Ma la questione non riguarda questa storia, la questione riguarda perché ora. E chi ha organizzato tutto questo? Allora voi direte, Giulietto Chiesa ragiona in base agli schemi ideologici anti-americano. Non sono io che dico queste cose, sono loro che le dicono. La signora Victoria Nuland, vice ministro degli esteri degli Stati Uniti d'America, ha dichiarato, prima che succedesse tutto questo po' di disastro in Ucraina, ha dichiarato il 13 di dicembre del 2013 al Press Center americano, di fronte ai giornalisti, ha detto: noi abbiamo, testualmente, aperte virgolette, noi abbiamo investito 5 miliardi di dollari per dare al popolo ucraino il futuro che merita, chiuse virgolette. La frase sua, non c'è solo scritta, c'è anche la figura di lei che la pronuncia. Cosa vuol dire? Che gli Stati Uniti hanno deciso nel 2013 di stanziare 5 miliardi di dollari per dare al popolo ucraino il futuro che merita? Prima domanda, e chi vi dà il diritto a voi di decidere il futuro del popolo ucraino a 20.000 km di distanza? E 5 miliardi sono tanti. E che come li hanno spesi questi soldi per dare al popolo ucraino il futuro che merita? Per comprare l'Ucraina. Che altro? Hanno comprato l'Ucraina. Con 5 miliardi di dollari, hanno comprato tutte le televisioni, tutte le radio, hanno pagato tutti i professori universitari, hanno messo al potere dei servizi segreti i loro uomini, hanno messo al comando dell'esercito i loro uomini. L'Ucraina era già in mano americana prima del colpo di Stato. E perché? Allora fare un colpo di Stato se avevano già l'Ucraina nelle loro mani? Domandatevelo. Avevano molta fretta. Ecco, la mia interpretazione, questa è la mia interpretazione.
non la posso dimostrare, ma ve la posso proporre così com'è, poi ciascuno valuta per conto suo se è buona o è cattiva. Vedete, qui il punto, e sarò breve, ma poi magari approfondisco su questo aspetto. Vedete, sta succedendo una cosa nel mondo che, alla quale non avevamo pensato, alcune cose. Una di queste è che noi tutti abbiamo pensato che lo sviluppo economico e sociale del mondo fosse infinito. Stiamo bene, domani sarà così, dopodomani sarà ancora meglio. Sì, c'è qualche crisi, c'è qualche problema naturalmente, come sappiamo, ma però saranno tutte superate, diventeremo tutti più ricchi, i nostri figli saranno molto più ricchi di noi, consumeranno di più. È vero? Tutto questo è vero? Già l'hanno detto. Non è vero. Non è più vero, e io aggiungo una cosa di più, non sarà mai più vero. Lo sapete perché? Perché noi tutti noi uomini, con la U maiuscola, uomini e donne, abbiamo pensato che lo sviluppo infinito fosse possibile. E invece non è possibile. C'è una legge della fisica, non della politica, che dice una cosa molto semplice che ciascuno di voi può capire perfettamente. Ve la dico così. In un sistema finito di risorse, uno sviluppo infinito è impossibile. Ve la ripeto. In un sistema finito di risorse, uno sviluppo infinito è impossibile. È un principio della fisica, della seconda, il secondo principio della termodinamica. Bene, noi viviamo in un sistema finito di risorse, si chiama Terra. E noi, nelle prossime 10 generazioni, con buona probabilità, avranno la possibilità di uscire dalla Terra. Quindi, quelle sono risorse, non ce ne sono di più. La quantità di petrolio che è su questo pianeta è data, non è infinita. La quantità di gas, di carbone, di alluminio, di ferro, tutta questa roba è roba finita, non infinita. E noi invece abbiamo un sistema economico e sociale che prevede lo sviluppo infinito. Noi abbiamo creato un sistema senza senso, un sistema folle che prevede grandezze infinite, come per esempio il denaro. Noi possiamo creare il denaro che vogliamo, quanto ne vogliamo, ma con un denaro infinito noi non risolveremo i problemi della Terra. Al contrario, li aggraveremo e distruggeremo la Terra, come stiamo facendo. Non è un'idea, lo stiamo già facendo ora. Noi da 40 anni, cioè dalla vita media di tutti voi, noi abbiamo già distrutto il nostro pianeta, mantenere le risorse del pianeta in equilibrio, perché consumiamo più risorse di quelle che il pianeta è in grado di riprodurre. Già ora, da 40 anni. Che facciamo? Domanda. Che facciamo col capitalismo? Il capitalismo è un sistema economico e sociale che cresce geometricamente. Non si può fermare. Non esiste un sistema capitalista che non si sviluppa geometricamente. Il prodotto interno lordo è uno sviluppo geometrico. Quest'anno facciamo 100. L'anno prossimo facciamo 101, l'anno successivo dobbiamo fare 102, ma 102 su 101, quindi è geometrico, cresce come un'enorme bolla di sapone. Quando è che finisce? Quando è che finiscono le risorse? Risposta, ora! Cari amici, le risorse del pianeta sono già finite, non ce ne sarà per tutti. E noi invece viviamo nell'illusione che una popolazione della Terra che all'inizio del secolo scorso era di 1.200.000.000 e alla fine del secolo è diventata 7 miliardi. Siamo moltiplicati per 7. E vogliamo crescere tutti nello stesso modo come sono cresciuti, come siamo cresciuti noi che siamo ricchi. Noi, nonostante tutta la crisi, siamo vestiti bene, abbiamo un ottimo riscaldamento, abbiamo un meraviglioso posto da riunirci, abbiamo la luce, abbiamo le automobili. Noi facciamo parte dei ricchi. Ma voi pensate davvero che gli altri 6 miliardi di persone accettino che noi continuiamo a svilupparci e loro non si possono sviluppare? Lo pensate? Se lo pensate vi sbagliate. E se lo pensa Matteo Renzi si sbaglia pure lui. E se lo pensa la signora Merkel si sbaglia pure lei. E se lo pensa Obama si sbaglia pure lui. Noi siamo in mano a un gruppo di dementi che hanno il nostro potere e ci portano alla catastrofe. Questa è la vera risposta. E allora... cosa significa tutto questo? Significa che coloro che sono stati i padroni del mondo fino ad oggi, cioè gli Stati Uniti d'America, continuano a pensare che saranno i padroni del mondo.
E io rispondo, ma siete matti? Ormai ci sono giganti nel pianeta come la Cina, 1.400.000.000 di persone, un'altra civiltà, un'altra cultura, un altro mondo, un'altra lingua, un altro pianeta, si potrebbe dire, che si sviluppano a tassi di sviluppo 5-6 volte superiori da 30 anni. Un paese come la Cina che produce 1.000.000 di ingegneri ogni anno. Un paese come la Cina che regge l'intera economia mondiale. Perché se si fermasse la Cina andiamo tutti a bagno nello spazio di una settimana. Un paese come la Cina che è diventato la più grande potenza finanziaria del mondo perché ha nelle sue mani, nei suoi forzieri, gran parte del debito americano. Allora, come si può pensare che il XXI secolo sia il secolo americano? E io sto parlando solo di uno, perché poi c'è l'India, poi c'è il Brasile, poi c'è il Sudafrica, poi c'è l'Indonesia. Fate il conto, sono 5 miliardi di persone che vogliono crescere come noi, ma non ce n'è per tutti. E allora c'è una sola soluzione: o ci mettiamo d'accordo pacificamente, oppure si fa la guerra. Ecco perché è cominciata la terza guerra mondiale. Ed ecco perché è cominciato l'attacco contro la Russia. E finisco. L'attacco contro la Russia è organizzato dagli Stati Uniti d'America per liquidare ora l'unico ostacolo possibile al loro dominio. Perché la Russia è l'unico paese che ha le armi strategiche che possono fermare gli Stati Uniti. Dice, ma poi, e poi? Supponiamo che riusciamo a demolire la Russia, e poi? Io non lo so se ce la faranno, francamente ritengo che non ce la faranno, si sbagliano. Ci ha provato Napoleone scherzando ed è stato sconfitto, poi ci ha provato Hitler ed è stato sconfitto, adesso ci provano gli americani, ho il sospetto che siccome noi siamo con gli americani anche noi saremo sconfitti, sospetto, non ne sono sicuro, ma anche se vincessero, perché hanno fretta? Chiedetevi perché hanno fretta. Perché A, l'America è il paese più indebitato del mondo. 15 trilioni di dollari che ogni anno aumentano di un trilione vuol dire 1.000 miliardi. Hanno fretta perché hanno costruito un'immensa massa di denaro che non corrisponde a niente. Non corrisponde a questo microfono, a questo tavolo, a questa bottiglia, non c'entra niente, costruiscono denaro dal nulla. Hanno costruito 600 trilioni di dollari che non sono nulla in termini materiali, ma servono certo per costruire eserciti e armi. Questo servono. Quindi hanno fretta perché se non fanno fuori la Russia subito, fra 3 o 4 anni si troveranno di fronte alla Cina. La Cina oggi è già la prima potenza del mondo, non è ancora prima soltanto in un settore, nel settore delle armi strategiche. Ma fra 3 anni lo sarà. E allora bisogna fare subito lo scontro, ora. Ecco perché siamo in pericolo, adesso, ora è cominciata la guerra. Se la guerra contro la Russia va bene, gli americani si preparano a fare la guerra contro il resto del pianeta intero. E in questa guerra moriremo tutti noi. Forse qualcuno di loro pensa di salvarsi. Ma sicuramente tutti quelli che sono seduti qui sono candidati a lasciarci la pelle. Perché gli altri si difenderanno. Ecco la differenza. Fino a 50 anni fa nessuno era in grado di difendersi. Adesso, in questi 6 miliardi, ci sono dei giganti che si possono difendere. Ecco, vi ho dato la mia interpretazione degli eventi. Credo che abbiate capito che non si scherza. Non si scherza. Il crollo del prezzo del petrolio è fatto apposta per demolire la Russia, l'Iran e il Venezuela. 3 paesi che si oppongono al potere americano. Il crollo del prezzo del petrolio è organizzato da una coalizione di cui fanno parte gli Stati Uniti come organizzatori diretti, l'Arabia Saudita come pagatore, l'unico paese che ha un'esterminata quantità di denaro. L'ho detto in una trasmissione televisiva, l'unica in cui mi hanno invitato, è davvero finito questa mia locuzione. L'ho detto, chiedetevi chi paga
Avete visto questa cosa che è successa a Parigi? Charlie Hebdo. Oh, ci hanno detto, è tutta colpa degli estremisti islamici, c'è il terrorismo islamico, c'è il fanatismo islamico. A me scappa da ridere, mi scappa proprio da ridere, come siamo stupidi noi occidentali. Ma ci sono 6 milioni di islamici in Francia, 6 milioni, e che sarebbero tutti terroristi. 3 ne abbiamo visti i terroristi, non siamo neanche sicuri che siano stati loro ad ammazzare la redazione di Hebdo. Non siamo sicuri perché non li abbiamo più visti, li hanno fatti fuori, basta. Non sappiamo neanche chi erano, sappiamo i loro nomi, probabilmente sono nomi falsi. Allora, è la lotta contro il terrorismo. Da dove vengono questi terroristi? Prendiamo per buona la versione. Terroristi islamici, ok, vengono da dove? Dall'ISIS, dallo Stato Islamico, dal califfato di Baghdad al Baghdadi. Ma se scopriamo improvvisamente che l'ISIS è una creatura degli Stati Uniti d'America, come funziona tutta questa storia? E lo scopriamo, perché basta farsi una domanda e si risponde subito. Questa è una di quelle cose che si può dimostrare senza neanche andare a leggere sui libri. Chi è che paga? Chi è che può pagare un esercito di 60.000 uomini che è stato costruito nel corso di un anno, che ha delle divise perfette? Li avete visti in televisione? Sembrano dei soldatini finti, tanto come sono puliti e lindi questi terroristi islamici dell'ISIS. Chi è che gli ha dato quelle divise? Chi è che li ha fatti salire sui pick-up della Toyota? Da dove vengono le centinaia di macchine Toyota, belle nuove di zecca, che girano per il deserto dell'Iraq? Ve lo siete chiesto? Io ho fatto un po' di calcoli. Per tenere insieme un esercito come questo ci vogliono 250 milioni di dollari a occhio e croce al mese. Il che vuol dire che in 4 mesi sono 250, 500, 1 miliardo. Chi è che tira fuori questi soldi? Si può andare per esclusione. La Russia? La Russia non c'entra niente. Tant'è vero che nessuno ha accusato la Russia. Putin è accusato di tutto, ma salvo di aver fatto l'ISIS, questo nessuno l'ha detto. Via la Russia non è protagonista. Allora sarà la Cina. La Cina c'ha un sacco di soldi, ma nessuno ha detto che è la Cina. Silenzio totale. Cosa resta? Chi resta in campo? Vediamo un po', facciamo un po' di fantasia. Chi ci mettiamo? L'Iran non c'ha neanche i soldi per cavarsi, è 20 anni che è sotto sanzioni, non riesco neanche a vendere il petrolio. Pensa un po'. Chi resta? Facciamo un po' di fantasia. Mi pare che resti soltanto gli Stati Uniti d'America. Beh, io aggiungerei anche un altro. Quale? Israele. Ma Israele fa parte di questo, solo che Israele non ha i soldi. Israele c'ha la tecnologia e infatti la risposta è molto semplice. L'ISIS è un prodotto degli Stati Uniti d'America che usano l'Arabia Saudita e Israele, l'Italia. Esattamente, i due insieme, che entrambi sono intenzionati direttamente ad andare a scontrarsi con chi? Con l'Iran, che è il nemico principale dei sudditi dell'Arabia Saudita e di Israele, che considera l'Iran il suo nemico principale. Ecco l'operazione. E quindi quando si ammazza l'intera redazione di Charlie Hebdo e si accusano i terroristi islamici, anche questa è una grande palla, ma di questo parliamo, solo di questo parliamo. L'Ucraina è sparita dalla circolazione, nessuno ne parla, si parla del terrorismo islamico. Voi capite in che inganno? E tutti i talk show italiani, anche lì, tutti i coglioni che vanno ogni sera a discutere del terrorismo islamico, è tutta gente che o non ha capito niente oppure volutamente li mente per ore e ore. Anche qui togliamoli di mezzo, bisogna cacciare via tutta questa risma di fannulloni, di farabutti che ci stanno guidando, politici e commentatori. Per questo, e finisco davvero, noi abbiamo bisogno di dotarci, noi, tutti noi, io e voi, di una televisione, di un sistema di informazione che sia alternativo a quello che ci propinano tutti i giorni. E questo sarà il primo strumento per accendere le menti. Io sono convinto che moltissimi milioni possono capire. Milioni. Nessuno di noi è stupido, neanche quelli che stanno fuori di qui. La gran parte sono tutte persone intelligenti, ma se non hai l'informazione non puoi capire, non puoi decidere. Che cosa vai a votare una volta ogni 4 anni se non sai che cosa sta succedendo al mondo? Ma non è vero che siamo stupidi, siamo molto intelligenti, soltanto che siamo obnubilati, chiusi, siamo impediti nella nostra reazione. Quindi la questione principale in questo momento è
dotarsi di una televisione. Io ci sto provando, Pandora TV è un primo tentativo sul web, solo sul web, ma io voglio arrivare con il vostro aiuto, se ci riusciamo, a costruire una televisione digitale terrestre che possano vedere tutti gli italiani sui loro televisori di casa. E allora sono sicuro che ci saranno milioni di persone che cominceranno a chiedere: perché mi hai mentito? Buona fortuna a tutti.